Buongiorno a tutti, oggi è lunedì 14 gennaio di questo meraviglioso 2013. E la meditazione di oggi va un po' su quella che è stata anche la predica di ieri, basata su 1 Timoteo capitolo 1, versetto 18, dove dice: "Ti affido questo incarico, figlio Timoteo, in accordo con le profezie fatte in precedenza a tuo riguardo, perché tu conduca in virtù di esse, profezie, un buon combattimento." Le circostanze della vita ci porteranno sempre a scoraggiarci, questo è un classico, lo sappiamo. Ma una delle cose che possiamo realizzare è il fatto che se il diavolo non riesce a fermarci, se non riesce a neutralizzare la nostra vita, se lui potesse, lui sicuramente ci distruggerebbe, lui non può perché Dio glielo impedisce, perché noi siamo figli di Dio e siamo proprietà di Dio. Ma se il nemico non può distruggerci, sicuramente vuole renderci inefficaci. Come rende inefficace la nostra vita? Quando noi smettiamo di credere nelle promesse che Dio ci ha fatto, nelle promesse, nelle parole profetiche. Paolo dice a Timoteo: "Ti affido questo incarico in virtù delle profezie fatte in precedenza a tuo riguardo", e Paolo dice a Timoteo: "E io voglio che tu, in virtù di esse, conduca un buon combattimento." Dio ha rilasciato delle parole nella nostra vita, Dio ci ha dato delle promesse, e ognuno di noi sicuramente ha qualche promessa o qualche parola profetica che ancora non si è adempiuta. E la parola di stamattina è: combatti in virtù delle promesse, delle profezie che ti sono state fatte, e desidero che tu questa mattina insieme a me tu possa dire, possa dichiarare: io non morirò finché non vedrò l'adempimento delle profezie, delle parole che Dio ha rilasciato nella mia vita. Vi ricordate la storia di quell'uomo anziano, si chiamava Simeone, che era nel tempio e che dice la Bibbia, è scritto in Luca al capitolo 2, che gli era stato rivelato da Dio che non sarebbe morto finché non avrebbe visto con i suoi occhi la promessa che Dio aveva fatto in Israele. Ed è scritto che quando Giuseppe e Maria entrarono nel tempio con Gesù, piccolo, era piccolo, erano lì per circoncidere Gesù. Dice la Bibbia che quando Simeone vide il bambino, lo volle prendere in braccio e disse: "Ora, Signore, concedi al tuo servo di addormentarsi, di morire, perché i miei occhi stanno vedendo e stanno contemplando l'adempimento di quella promessa." La parola d'ordine stamattina è: combatti nel nome di Gesù, combatti, combatti, non fermarti, combatti, non scoraggiarti, combatti nel nome di Gesù e non dare e non permettere al nemico di renderti inefficace. Perché vivere una vita inefficace non è una vita, significa letteralmente sopravvivere. Ci sono promesse, ci sono parole profetiche che Dio ci ha dato, per le quali Dio vuole che noi combattiamo nel nome di Gesù Cristo. Come Paolo dice a Timoteo: in virtù di queste profezie io ti ho dato questo incarico, ma in virtù di queste profezie tu devi combattere. Ora, quello che Dio fa nella nostra vita non è sulla base delle nostre capacità, è sulla base della nostra disponibilità. La vita di Timoteo ne è un grandissimo esempio. Timoteo era un giovane, si scoraggiò in maniera quasi da lasciare il ministero. Lo dimostra la seconda lettera di Paolo quando scrive a Timoteo delle cose molto forti. Timoteo non era un novello, non era uno che era appena convertito. Timoteo era un apostolo, figlio in fede dell'apostolo Paolo, che aveva ricevuto da Paolo, in accordo a quelle profezie, un incarico, una responsabilità molto grande nel sud dell'Asia. Ma in virtù di queste profezie, Paolo incoraggia Timoteo dicendogli: combatti. E la parola di stamattina è: combatti nel nome di Gesù, non fermarti, vai avanti, perché tu vedrai l'adempimento delle promesse e delle profezie che sono state fatte sopra la tua vita. Dio ti benedica.